Forse la più grande abilità di noi esseri umani è avere grandissime potenzialità e un'intelligenza unica, ma allo stesso tempo il coraggio di creare robe inutili, renderci la vita ancora più difficile di come potrebbe essere e cambiare il mondo attorno a noi, ma in peggio, come ad esempio il fatto di andare a lavorare tutti i giorni. Guardate gli animali, stanno tutto il giorno a fare una cippa e vivono lo stesso felici. Oppure la scoperta del fuoco, con la testimonianza dei primi piromani sul Gargano più di 1,5 milioni di anni fa. Circa 200.000 anni fa, alle 7:25 in punto, l'uomo moderno si è evoluto, ma è solo nel 5000 a.C., alle 8:44, che inventammo la pesca sciroppata. Alcuni secoli dopo venne inventato il cemento, le fondamenta della nostra società e anche di chi parla troppo. I cinesi inventarono la bussola e il primo bastone da selfie nel 300 a.C., dando la possibilità agli ambulanti di viaggiare su lunghe distanze per commerciare cose inutili con l'Occidente. La fine del 600 portò il motore a vapore, alimentando i treni italiani fino al giorno d'oggi. I vaccini arrivarono nel 1796, salvando milioni di vite, ma non tante quanti i prodotti senza olio di palma. E più tardi la refrigerazione cambiò il mondo, permettendo la creazione del ghiacciolo al tamarindo. Il primo orologio da polso apparve nel 1887 e scomparve nel 1887 a Napoli. Il mondo della medicina cambiò notevolmente nel 1996 con l'invenzione della ricerca su internet, arretrando così di circa 200 anni. A volte sembra che il mondo stia solo peggiorando, grazie a robe tipo il Fitzgerald Spinner, il telefono che costa 900 euro perché va sott'acqua, resiste anche se ci passa sopra un camion, ma se cade da mezzo metro si frantuma in mille pezzi, ma la scienza seguirà sempre la via dell'innovazione e grazie alla ricerca potremo risolvere alcune delle più grandi questioni mondiali. È meglio il cono o la coppetta? Facci sapere la tua e non scordare di scordarti del canale per perderti i prossimi video di Scienziati Mai!